Benvenuti a TeleCRU notiziario video dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. La prima commissione dell'Assemblea Legislativa, presieduta dal consigliere Daniele Nicchi e alla presenza del presidente dell'esecutivo regionale Donatella Tesei, si è riunita per iniziare l'esame del DEF, il documento di economia e finanza regionale 2024 della Regione Umbria. Si tratta di un documento agile e snello, ha detto ai commissari la presidente Tesei, nonostante uno scenario di permanente emergenza e l'aggravarsi del contesto globale ed economico. Nel triennio 2020-2023 il prodotto interno lordo umbro è cresciuto complessivamente del 2%, meglio della media italiana, mentre nel decennio precedente era sceso dell'1,2%, peggio della media. L'occupazione ha raggiunto il 65%, 5 punti sopra la media italiana. Un dato negativo, secondo la presidente Tesei, sono i 4.600 abitanti in meno a causa del saldo naturale, in attesa che le politiche sulla natalità inizino a fare effetto. Ma dopo molto tempo, per la prima volta nell'ultimo anno, si registrano 2.000 residenti in più, attratti anche dalle politiche regionali di sostegno alle famiglie. Le imprese umbre più rilevanti sono cresciute molto rispetto al 2019, ma anche quelle più piccole sono in un sano percorso di crescita, anche dimensionale. I redditi dei dipendenti sono stagnanti, con il potere d'acquisto eroso, e non si trovano lavoratori, artigiani, operai, dirigenti. Per Donatella Tesei serve retribuire adeguatamente il lavoro per l'equilibrio socio-economico dell'Umbria. Con il bilancio la Regione è riuscita a cofinanziare la programmazione comunitaria per circa 1,5 miliardi ed è la terza Regione a partire con 149 milioni di opere pubbliche strategiche. Nonostante lo Stato chieda a tutte le Regioni un ulteriore contributo ai saldi di finanza pubblica, per il quarto anno consecutivo la Giunta ha deciso di non alzare la pressione fiscale su famiglie e imprese. Secondo la presidente Tesei si tratta di uno sforzo enorme, fatto di spending review continua e capacità di gestione del bilancio. La Presidente ha spiegato che il documento economico-finanziario individua 10 obiettivi da perseguire o finire di centrare nel 2024. Sul lato socio-economico si punta a non entrare in recessione e crescere ancora di poco in PIL e occupazione per il quarto anno consecutivo. L'Umbria vuole continuare a essere attrattiva per i nuovi residenti. Per le infrastrutture l'obiettivo è terminare i lavori di ANAS, ampliare l'aeroporto, ottenere l'alta velocità, proseguire con tutti i cantieri e ottenere il finanziamento per completare la Tre Valli, ma anche far partire i cantieri, in particolare Umbria Fiere, la nuova Monteluce. Il documento continua con il modello delle imprese al centro, con una manovra di stimolo e supporto. La Presidente ha annunciato che nel 2024 si avvierà l'accordo di programma AST Arvedi con il relativo 1 miliardo di investimenti, fondi mai visti in Umbria, che renderanno l'acciaieria compatibile con l'ambiente e centrale nel mondo. Altro obiettivo fondamentale per Tesei è quello di avviare la ricostruzione a Castelluccio, con l'obiettivo di chiudere l'intera ricostruzione in 3 anni, a 10 dal sisma, nonostante i primi 3 anni di ritardo ereditati. Si punta anche a proseguire con la strategia sul brand Umbria, sui grandi eventi, sull'attrattività per gli investimenti stranieri, facendo crescere ancora di più il turismo. Per la famiglia si renderanno strutturali i 30 milioni l'anno, risorse, ha sottolineato, mai spese prima. Il PNRR per Donatella Tesei è l'arma anticiclica per l'Umbria, che è riuscita a portare a casa 3,5 miliardi, a cui si aggiunge un altro 1,3 miliardi di cofinanziamento. Si tratta di una somma enorme che potrà sostenere, una volta scaricata a terra, il PIL umbro per 1,1 punti l'anno per 4 anni, con 5,300 occupati all'anno. I 400 milioni di progetti della Regione sono tutti avviati, ha confermato la Presidente, e si aiuteranno i comuni per quanto possibile, ha detto. Secondo la Presidente Tesei, sulla sanità questa Giunta ha ereditato una situazione catastrofica, con 80.000 prestazioni in lista d'attesa, conti da commissariamento. Dopo il Covid, solo nell'aprile 2022 l'esecutivo ha potuto lavorare strutturalmente al ripensamento della sanità. La Giunta è riuscita a tenere i conti in ordine con l'aiuto del Governo. La Tesei ha rivendicato di avere riprogettato, finanziato e consegnato l'appalto per il nuovo ospedale di Narni Amelia, ma anche per il nuovo ospedale di Terni sono stati trovati 116 milioni.
Ora serve attrarre i grandi professionisti, ha detto. Infine, la Presidente ha rivendicato la concertazione fatta sul DEF con le parti sociali, che dal prossimo anno diverrà anche una partecipazione preventiva. Nel documento economico e finanziario, vengono confermati gli impegni presi in aula sul piano rifiuti. Verrà posta maggior attenzione sulle tempistiche di erogazione dei fondi dei bandi. Inoltre c'è l'impegno in agricoltura rispetto alla costruzione delle filiere e alla concentrazione dei contributi. Sempre in prima commissione è stato illustrato il bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Il documento prevede un fabbisogno di oltre 19 milioni per l'esercizio finanziario 2024 e di 18 milioni 600 mila euro per il 25 e per il 26. Lo scenario economico internazionale ulteriormente deteriorato porta a un aumento notevole dei costi delle materie prime e dei prodotti energetici. Nonostante questo, prosegue la politica di contenimento dei costi delle spese di funzionamento dell'Assemblea legislativa, ma per il 2024 è previsto un aumento generale dei prezzi e il conseguente adeguamento Istat dei contratti pluriennali sottoscritti, quindi crescita dell'importo degli assegni vitalizi, rinnovo del contratto delle funzioni locali, interventi di straordinaria manutenzione, prevenzione incendi da realizzare all'interno della sede di Palazzo Cesaroni per circa 470.000 euro. Le spese obbligatorie hanno quindi un peso preponderante nel bilancio, con un elevato fattore di rigidità della spesa. Per questo nel triennio c'è un incremento della spesa complessiva prevista di circa 100.000 euro. In seconda commissione consiliare a Palazzo Cesaroni è stata illustrata una proposta di legge promossa dai consiglieri regionali della Lega Valerio Mancini, presidente della commissione stessa e primo firmatario, Marco Castellari e Manuela Puletti. Mira alla valorizzazione della dieta mediterranea. Gli obiettivi da perseguire riguardano la diffusione del modello nutrizionale nella comunità umbra e nella ristorazione collettiva, l'approfondimento della conoscenza degli effetti della dieta mediterranea sulla salute e sugli stili di vita, la valorizzazione degli aspetti economici, ambientali, sociali e culturali legati alla dieta mediterranea, il consolidamento del modello nutrizionale anche con collaborazioni a livello interregionale e internazionale. Mancini ha tenuto a sottolineare che la legge mira a rafforzare le eccellenze nutrizionali italiane e umbre, passaggio importante, ha detto, anche in contrapposizione ad alcune follie europee che mirano a smontare un certo tipo di alimentazione sicuramente ricca di sapore, salubrità e benessere. Futuro dell'ospedale di Castiglion del Lago e distretto sanitario del Trasimeno. I consiglieri regionali del Partito Democratico tornano a chiedere lumi sulla vicenda a seguito della indisponibilità della giunta regionale a fornire chiarimenti ufficiali. Peraltro sottolineano in violazione delle norme che stabiliscono il termine di 15 giorni entro il quale produrre le risposte agli atti di sindacato ispettivo proposti dai consiglieri. Nonostante il sollecito inviato a ottobre scorso, dichiarano Simona Meloni, Michele Bettarelli, Tommaso Bori e Fabio Paparelli, ci troviamo costretti a rivolgere una nuova interrogazione all'assessore alla sanità Luca Coletto al fine di conoscere quale destino attende il presidio sanitario castiglionese, sia in termini di effettiva funzionalità che di organizzazione futura, una volta che saranno terminati i lavori relativi alla ristrutturazione e al suo ampliamento. E la capogruppo del Partito Democratico, Simona Meloni, ha presentato anche un'interrogazione per l'estensione del contributo per le spese di acquisto delle parrucche anche ai soggetti non affetti da patologie oncologiche, provvedimento adottato da altre regioni italiane. L'argomento è stato sottoposto più volte all'attenzione dell'Assemblea legislativa, ricorda Simona Meloni, prima una mozione nel 2022, poi un'interrogazione a marzo 2023, la prima respinta, mentre alla seconda c'è stata risposta negativa dell'assessore alla sanità in merito alla richiesta di contributi motivata dalla mancanza di risorse. Questa ennesima richiesta, spiega la capogruppo del PD, è motivata dal fatto che entro la fine dell'anno dovrà essere approvato il bilancio di previsione per il prossimo triennio, atto fondamentale per l'amministrazione regionale e sede necessaria per prevedere lo stanziamento di risorse a tal fine.
Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo TeleCRU, notiziario video dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda sulle emittenti televisive e radiofoniche della Regione. È disponibile sul sito istituzionale consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.